In questo giorno del 13 maggio 1917, da Dio ha abbracciato gli uomini, si è sempre servito della sua madre. Quando si guarda Fatima, si va lì da sempre, dentro l'atmosfera che c'è, è l'atmosfera di penitenza, l'atmosfera di guardare il peccato, l'atmosfera di guardare l'umanità, il mondo, anche l'atmosfera di una certa paura. Quando, diciamo, centinaia di volte che stavo lì e un giorno chiedevo ai ragazzi di Armata Azzurra, erano l'estate, dicevo: perché siete qui? E loro mi hanno detto: noi siamo qui perché vogliamo, al posto delle vacanze, offrire il nostro tempo di preghiera per la salvezza delle anime. Ad un'altra signora che sanguinava, proprio perché quello che voi vedete a Fatima, in ginocchio, anche con i bambini, con tutto sudore, con calore, soprattutto l'estate, eccetera. Perché lo fa? Perché io offro questo per la conversione dei peccatori. È da impazzire per chi prende sul serio i giorni di permanenza a Fatima. È da impazzire. I contadini dai lontani villaggi vicini, chi zoppica, eccetera, sabato camminano verso la cappellina della Madonna di Fatima e offrono questo per la conversione del mondo. Quando, appena ordinato sacerdote, arrivato a Fatima subito, un portoghese è venuto da me e mi disse: padre, mi confessi? Io, conoscendo un po' spagnolo qua di là, ho capito, ha detto, mi ha baciato le mani, io ho detto, ho un po' di difficoltà per la lingua, eccetera. Ha detto: padre, mi deve confessare. Perché se non mi confesso, questo pellegrinaggio per me è annullato. Non serve a nulla. Io mi devo confessare. Io mi devo convertire. Io devo tornare a casa cambiato. E lì ho lasciato la mia vita. Lì. Io ringrazio ad alcuni volontari che ieri sera proprio mi hanno messo proprio in contatto diretto con il Santuario della Madonna di Fatima. Veramente ringrazio. Vedere quella processione, vedere quel raccoglimento, quelle preghiere che salgono verso il cielo. Dio ha voluto a Fatima con il linguaggio dei bambini. È bello, non con il linguaggio dei potenti, con il linguaggio dei semplici, dei contadini. Voleva ricordarci il messaggio di Gesù.
Convertitevi, cambiate la vita, diventate bambini per entrare nel regno dei cieli. E questo messaggio diventa sempre più attuale in questo nostro mondo, quando invece si punta sulle armi, sui potenti, sul denaro, sulla borsa, e vediamo che il mondo non è cambiato in meglio. Sempre più morti, sempre più distruzioni, e si minaccia la guerra nucleare. Se non sarà così, andremo ancora più in conflitto. Dove c'è l'apertura verso la pace? Dove c'è l'umiltà di stringerci la mano? La Madonna lo sa, perché a Fatima già porta nella sua corona la pallottola che voleva uccidere Giovanni Paolo II, 13 maggio 1981. Dentro la corona tutti brillanti, sono tutte le offerte dei benefattori, certamente, non per sprecare i soldi, ma dentro c'è sofferenza, sangue, cattiveria umana, violenze. Pallottola della piazza di San Pietro. Se non diventeremo umili, semplici, noi non entreremo mai nel tempo di Dio, della pace, mai. Salvare il mondo, questo è il messaggio di Fatima. Salvare il mondo, salvare le anime. Suor Lucia, uno dei bambini che ha avuto proprio le visioni della Madonna, quando era in convento, nella clausura, lei ha avuto proprio quella visione la sera, un giovedì. Ha visto sotto la croce due parole, la grazia e la misericordia. Questo è il messaggio di Fatima. Per mezzo di Maria noi possiamo ricevere la grazia. Implorando Maria può la misericordia cambiare le sorti di questo mondo. Il demonio può sparare contro un uomo vestito di bianco, ma non riuscirà a ucciderlo. Lui cadrà per terra, come l'abbiamo visto 13 maggio 81. Era in fin di vita, unzione degli infermi, ma lui non è morto, perché la Madonna proteggerà sempre i suoi figli. Perciò Maria ci ricorda in tutte le apparizioni, e così anche a Fatima: pregate, pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Il messaggio di Fatima è straordinariamente evangelico. La vita sacramentale, l'Eucaristia, adorazione della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, la pace. L'angelo della pace ha preparato i bambini per incontri con la Madonna. Ma il mio cuore
immacolato trionferà. Prevale la speranza, prevale la preghiera. Ma il Signore chiede l'apertura, perché quei bambini hanno visto l'inferno, hanno visto le sofferenze eterne, ma hanno visto paradiso. Hanno visto che i miracoli possono avvenire, che da una grande pioggia e fango sul quale camminano i fedeli all'improvviso sono asciutti e vedono il cielo azzurro, vedono manto verginale della Madonna. Sono la vostra madre, sono la vostra madre. E proprio a Fatima vediamo proprio questi miracoli, le confessioni, la penitenza, l'Eucaristia. Quello vediamo a Fatima. A Fatima non vediamo commercio, a Fatima non vediamo mondanità, a Fatima vediamo la semplicità, la povertà, l'umiltà, preghiera e sofferenza. E questo il mondo, di questo il mondo ha bisogno proprio di oggi, proprio così. Ringraziamo che possiamo goderci, come io ho detto all'inizio della messa, che abbiamo qui accanto a noi questa Madonna scolpita al santuario della Madonna di Fatima e portata qui in questo tempio con tanti sacrifici, con tanti sacrifici, con tante sofferenze. 6 mesi di lavoro per scolpire questa Madonna e poi io andavo più volte per controllare il lavoro proprio di questa Madonna, di questa scultura, e poi la Madonna è arrivata quando? Non poteva essere, penso diversamente, alla vigilia della venuta di Giovanni Paolo II qui a Santo Spirito in Sassia. Non poteva essere diversamente. E quando è venuta qui a Santo Spirito in Sassia, problemi c'erano tanti, perché alla partenza sono andato a Fatima per prendere la statua, è stata tutta incaricata bene, a bordo di aereo c'era l'annuncio che in questo aereo, in questo volo, c'è la Madonna di Fatima destinata a Roma in questa chiesa, c'era un grandissimo cesto dei fiori a bordo di aereo e quando siamo arrivati a Roma mi sono recato al reparto del commercio dove arrivano varie cose, diciamo, non le persone, e mi viene detto la Madonna non c'è, è rimasta a Lisbona. Era un colpo di cuore per me molto grande, potevo veramente finire male già la vita in quel tempo, tutte le comunicazioni con l'ambasciata eccetera eccetera eccetera. Ha detto fra 2 giorni la Madonna arriverà, e quindi siamo partiti da questa chiesa. Io mi sono vestito con l'alba, con la stola, ho preso l'acqua benedetta e siamo andati a Fiumicino. E c'era questa, diciamo una bara, perché era così, diciamo, tutta di legno chiaro, e sulla bara c'era scritto
Bart Joseph. E la gente, io ho benedetto la gente che c'era lì, ha detto: quanto ci dispiace per questo morto. Non c'era niente da dire, la cassa è stata caricata su un camion, è passata per Gregorio VII e si è fermata a Gregorio VII presso un barbiere mio che recita tutti i giorni Santo Rosario. Lì si è fermata e poi siamo arrivata qui a Santo Spirito quel giorno. E 14.000 Ave Marie hanno accompagnato proprio questa Madonna perché arrivasse qui in questa chiesa. Queste sono le testimonianze, ma oltre alle testimonianze, il messaggio che vogliamo accogliere questa sera è quello della preghiera. Pregate, pregate e pregate. Santa Faustina Kowalska più volte lo ha ripetuto nella sua esperienza di misericordia, proprio di pregare sempre, perché ogni anima, o quella pura o quella che è in peccato, ha bisogno della preghiera, perché se l'anima pura, bella, perfetta non prega, ricaderà nel buio. E un'anima che sta nel buio, se comincia a pregare, ritornerà al suo splendore. Che questo messaggio di grazia e di misericordia, in modo particolare in questo tempo della storia, avvolge tutte le vostre intenzioni, porta la fine, il conflitto tra la Russia e Ucraina e porti la pace per l'umanità intera e aiuti tutte le persone in cerca, ecco, proprio di fede, di salvezza, a ritrovare il nostro Signore.